Ciao! Ciao! Miriam e mamma Deborah presentano Al fiorire dei peschi, letture con semplicità in tempi un po' difficili. Eh sì, un po' difficili. Ciao! Ciao! Oggi? Oggi leggiamo Le due case di Roberto Piumini, dalle storie di Straperlone. Sì, einaudi ragazzi. Mm-hmm. Abbiamo iniziato queste nostre letture con una delle storie di Straperlone e finiamo questo ciclo di letture con le storie di Straperlone. Oggi è la giornata della liberazione. Sì. Per questo ho scelto Le due case, mm-hmm. perché prima fanno la guerra, mm-hmm. ma dopo fanno la pace. Mm-hmm. Beh, iniziamo. Le due case. Un tale, di nome Boldo, si costruì una casa di un piano. Poco dopo, accanto a lui, un tale di nome Bildo si costruì una casa come la sua. Boldo pensò: quella casa mi toglie la visione da una parte. Bisogna che mi alzi un po'. Così costruì un nuovo piano alla sua casa. Adesso era lui a chiudere il paesaggio al vicino. E allora Bildo costruì un secondo piano alla sua casa. Non aveva ancora finito che Boldo aveva già cominciato a costruire il terzo. Le cose proseguirono a quel modo, piano dopo piano, e naturalmente Bildo e Boldo non erano proprio amici. Non si salutavano nemmeno e si guardavano dalle finestre delle loro case con un certo corruccio. Ora, bisogna sapere, stava capitando una cosa. Capitava che a causa del peso crescente il terreno cedeva, soprattutto al centro, perché lì il peso delle case si sommava. Così, senza che i due si accorgessero, mano a mano che costruivano i piani, i due edifici cominciarono a inclinarsi uno verso l'altro. Prima mezzo millimetro, poi un millimetro, poi due millimetri. Senza accorgersi di niente, Bildo e Boldo continuavano a costruire un piano in più, sperando che il vicino si stancasse o finisse il denaro. E gli sguardi che si lanciavano dalle finestre erano sempre più ostili e scuri. Bisogna sapere un'altra cosa. In quella guerra di costruzioni, i due consumavano tutti i loro averi. Ma non ci badavano, impegnati nella folle gara. Ed ecco, una notte, senza nessuna scossa di terremoto, senza nemmeno un colpo di vento, le due case, lentissimamente, si inclinarono l'una verso l'altra. E poiché le cime erano ormai vicine, si toccarono e rimasero ferme a contatto. Bildo e Boldo, svegliati dallo spostamento, salirono di corsa sul terrazzo e si trovarono, sotto la luna piena, a guardarsi in faccia a mezzo metro di distanza. «Tu mi hai investito con la tua casa!» disse uno. «Tu hai cercato di far crollare la mia!» disse il secondo. Non dissero altro. Il giorno dopo andarono da avvocati, geometri, architetti. Le cose stavano così. Nessuno dei due aveva colpa o ragione. Le case si potevano abbattere. Ma i due non avevano più nemmeno i soldi per abbatterle. Che altro si poteva fare? Architetti e avvocati dissero: se volete potete lasciare le case così, tenendosi su una con l'altra. Non c'è pericolo che cadano, però non dovrete più costruire o cambiare nulla per non rompere l'equilibrio. Qualsiasi lavoro dovrà essere deciso insieme. I due, rimasti soli, si guardarono e cominciarono a parlare come non avevano mai fatto prima. Oh. Da principio si scambiarono parole dure e acide accuse, poi cominciarono a ragionare. E se avessero trasformato le case in un albergo? I pavimenti erano un po' inclinati, è vero, ma avrebbero potuto costruire letti, tavole e mobili con le gambe più corte da una parte. Dato che non avevano più soldi, cominciarono a lavorare insieme e lavorando smisero di guardarsi male. Parlarono molto, risero e raccontarono. Qualche tempo dopo, ormai amici, inaugurarono l'hotel Grande Capanna e i clienti venivano, soprattutto i bambini, perché era un hotel molto divertente. Fine. Allora ci salutiamo. Grazie per averci tenuto compagnia. Speriamo vi siano piaciute le letture che abbiamo letto. E
potete riascoltarli ancora per un po', e intanto che c'è questo periodo di emergenza che speriamo finisca presto, auguriamo a tutti voi tanta salute, tanta serenità, e a tutti i bambini auguriamo di poter essere felici. Da Miriam e mamma Deborah, questa è l'ultima lettura di Al fiorire dei peschi. Ciao! Ciao! Miriam Longo e Deborah Mancini hanno presentato Al fiorire dei peschi. Letture con semplicità in tempi un po' difficili. Puoi seguirci su www.realtadeboramancini.com, YouTube, Facebook, Instagram.